Buonasera con voi, una nuova puntata della Domenica Sportiva. Il nostro programma si apre con la copertina dedicata al Fatto del Giorno. Questa copertina montata da Danilo Cinquino parla di amori, l'amore tra il Pescara e Baroni che finisce, quello che si rafforza tra il Delfino e Massimo Oddo. Sentiamo tra poco, sentiremo il punto di vista di Antonio Leonardis, che salutiamo. Ciao Ciao, Antonio. ciao Mira, buonasera a tutti. E noi vi ricordiamo che potete intervenire alla nostra trasmissione attraverso l'indirizzo email domenicasportiva@rete8.it. E Antonio, ci dà il risultato, l'aggiornamento dal Sì, posticipo di da Serie Roma-Udinese 2-1 al 30esima ripresa, era passato in vantaggio l'Udinese con Perica all'inizio della partita, poi ha pareggiato Nainggolan e poco fa c'è stato il raddoppio di Torosidis, tutti e due i gol della Roma su assist di Totti, guarda caso, insomma. Abbiamo un parterre autorevole questa sera, salutiamo i nostri ospiti, Luca Leone, direttore sportivo della Virtus Lanciano. Buonasera. Buonasera. Alessandro Del Grosso, allenatore vincente del Francavilla Buonasera. e giocatore di lungo corso. Poi abbiamo il dirigente Enzo Nucifora, che è adesso consulente esterno della Torres, ma è stato direttore fino a pochi mesi Buonasera, fa. Buonasera, grazie. benvenuto. E poi abbiamo il consulente sportivo Dino Zampacorta. Buonasera a tutti. Ciao Dino, buonasera. Ciao. E ricordo che il nostro quiz, come sempre, vi accompagnerà alla Domenica Sportiva e questa sera riguarda i tifosi del Pescara. Andiamo a vedere subito i risultati della classifica della Serie B, dove si è giocata ieri la penultima giornata. Avellino-Trapani 1-1, Bari-Brescia 3-2, a Catania-Cittadella batte Catania 3-2, Virtus-Entella-Latina 2-0, Frosinone-Crotone 3-1, Lanciano-Spezia 0-2, Livorno-Vicenza 1-1, Modena-Ternana 1-2, Perugia-Carpi 2-0, Varese-Pescara il risultato non c'è. Manca Antonio questo risultato, comunque sì, l'abbiamo, sì, è stato proprio rimosso. Almeno comunque la partita sì, è finita 2-1. Provercelli-Bologna 1-1. E vediamo la classifica. Era questo il quiz, ma sapere Sì, il risultato. lo scopriremo. E Carpi in testa con 79 punti, Frosinone segue con 71, entrambe già promosse, Bologna e Vicenza 65, Spezia 64, Perugia 63, Livorno e Avellino 59, Pescara 58, Bari 50, Lanciano Trapani 50, Latina Provercelli 49, Catania e Ternana 48, Crotone 47, Modena e Entella 46, Cittadella 44, Brescia 39 e Varese 32 punti. Ci sono già delle squadre classificate per i playoff. Antonio, a te la parola per questa giornata che naturalmente si apre con l'esonero di Baroni, che poi non è stato l'unico in questa penultima giornata in Serie B. Come sicuramente l'unico esonerato a una giornata alla fine, insomma, nella storia del Pescara non c'è, insomma, non è mai, ma nemmeno credo in altre piazze. Però non è stata una sorpresa, vorrei dire, perché veramente la partita del Pescara Parese è stata qualcosa di indegno, voglio dire, una partita
tra l'altro veniva dopo queste due sconfitte consecutive, partite che Pescara avrebbe dovuto vincere con Avellino e Perugia e che invece hanno portato solo un punto, ma questo di Varese insomma è stata veramente, ma soprattutto la prestazione della squadra, il modo come è stata gestita, e, cioè, non mi ha stupito l'esonero, anzi direi di più. Io in settimana, quando avevo sentito le esternazioni di Baroni, la prima volta durante la stagione in cui si è espresso in maniera anche pesante nei confronti dell'ambiente, dei tifosi, anche in parte anche della squadra, sembrava quasi stesse facendo un bilancio della sua avventura a Pescara, parlando dei giocatori lanciati, giovani, di questo ambiente particolarmente ostile, e ho avuto quasi l'impressione che fosse già quello il distacco dalla società, dalla squadra. Distacco che poi tra l'altro si è vista anche, secondo me, tra lui e la squadra proprio a Varese, quindi è stata, non credo che sia stata una decisione sofferta, insomma è stata secondo me quasi una resa annunciata, e ovviamente con la necessità di puntare su una scommessa che era obbligata, cioè questo cambio a una giornata dalla fine. Che ha pagato Baroni, secondo me, insomma sappiamo tutti, la sua esperienza sulla panchina di Pescara è stata particolarmente sofferta dall'inizio, controversa, è stato più volte sul punto dell'esordio, o meglio se ne è parlato, e puntualmente negli ultimi mesi era spuntata la possibilità che a succedere di potesse essere proprio Massimo Oddo, che è l'allenatore della Primavera. Credo che lui, a me quello che mi ha stupito è il fatto che lui ha portato avanti questa gestione della squadra in maniera molto sofferta anche per lui, voglio dire, nel senso che insomma è stato un processo anche di crescita molto ma molto lento, secondo me determinato anche dalla rosa ampia, da una serie di scelte anche opinabili, però a un certo punto era riuscito a trovare insomma, una squadra affidabile, una squadra compatta, non a caso credo che il punto più alto sia stato un po' la vittoria di Carpi, che è stata una vittoria strameritata, insomma, per come è stata giocata la partita. Lì si vedeva una squadra che era cresciuta, che aveva un'identità, che comunque magari soffriva sempre a giocare in casa, perché per come del resto succede un po' quasi tutte le squadre della B, però lì si è inceppato nel senso che probabilmente, almeno quello che ho visto io, la mia opinione è che Baroni abbia praticamente cancellato nel momento decisivo tutto quello che lui aveva costruito, ripartendo quasi da zero, con un assetto della squadra diverso, una specie di sperimentale, cioè questo nuovo modulo adottato nelle ultime gare, cioè lui, la sua forza era stata soprattutto su queste ripartenze, su questi esterni, Politano, Bianco, Zampano, che davano velocità alla squadra, soprattutto in fase offensiva, ha puntato su una squadra che a suo avviso avrebbe dovuto giocare di più, cioè per imporre il proprio gioco, invece purtroppo è successo l'esatto contrario, credo anche un'operazione di rigetto che può capitare quando improvvisi, perché alla fine non è stata una scelta molto, molto curata nei dettagli. Ci metterei pure un calo di condizione, a me la squadra di Varese mi è sembrata anche un po' sulle gambe, quindi una serie di problemi che alla fine hanno portato a questo distacco. Ora appunto la squadra è affidata a Oddo e ovviamente ha 4 giorni per lavorare, non ha, come tutti gli allenatori, non ha bacchetta magica, quindi credo che il suo intervento in questo momento debba essere soprattutto sulla testa dei giocatori, sul modo come motivarli, oltre che di fargli credere a che tipo di calcio lui vuole esprimere. Credo che insomma il calcio che vuole esprimere Massimo Oddo sia quello di una squadra comunque propositiva, aggressiva, cioè se riesce a entrare subito in sintonia
se i giocatori ci credono, se hanno nelle gambe anche qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo visto soprattutto nell'ultimo mese, io credo che sia comunque una scommessa da fare, e del resto ti giochi tutto sui 95 minuti e poi, cioè, questa qui è ovvio un'incognita, non possiamo dire, però io credo che ci sia almeno questa speranza che il vento possa cambiare, comunque ci sia un'inversione di rotta, quindi aspettiamo questa partita di venerdì, la speranza appunto che la squadra non subisca troppo la tensione che sicuramente ci sarà e che invece riesca a tirare fuori il coraggio e l'autostima che ha perso soprattutto nell'ultimo mese. Virtus Lanciano? Virtus Lanciano c'è poco da dire, abbiamo detto più volte, ha fatto uno splendido campionato, l'ha chiuso appunto questa sconfitta con lo Spezia, che voglio dire ci poteva pure stare. Viste le motivazioni, certo abbiamo visto Varese Pescara che era un po' diversa come motivazione, aveva Pescara che è andato KO, però voglio dire ci stava che lo Spezia, che tra l'altro credo che sia una delle squadre favorite in questo finale di stagione per il salto di categoria, una squadra molto quadrata con diversi con giocatori importanti, soprattutto con un'identità di squadra molto, molto forte. Per cui Lanciano ha fatto la sua partita, è stata l'occasione per salutare il pubblico, per mettere il sigillo su una stagione che è stata secondo me molto positiva. Lanciano non è stato mai in zona rischio, ha avuto fino alla partita col Pescara ha avuto la possibilità comunque di giocarsela per un posto nei playoff fino in fondo, quindi al di là di tutto credo che resti una stagione positiva che dà continuità insomma a quello che è stato fatto nelle ultime due stagioni, cioè il primo anno la salvezza all'ultima giornata, senza parlare del miracolo fatto per andare in B, il secondo con addirittura guidando per lungo tempo la classifica, e la terza con una salvezza che era quella che volevano, senza nessun assillo, tra l'altro credo trovando ancora una volta un allenatore che ha centrato l'obiettivo al primo colpo, cioè questo credo, adesso abbiamo Luca Leone qui, ce lo spiegherà anche come mai insomma il Lanciano riesca ogni anno ad azzeccare un allenatore. Luca Leone, condividi questa disamina di Antonio? Poi rispondi naturalmente. No, ha detto tutto lui, quindi è difficile aggiungere qualcosa in questo momento. Però sì, sicuramente gli allenatori che sono passati per Lanciano hanno fatto abbastanza bene, però io penso che il merito sia anche di un gruppo di ragazzi che li aiuta, che ha aiutato gli allenatori che sono venuti, perché sono dei ragazzi che sono con noi da 7 anni, c'è un gruppo storico che ha una cultura del lavoro straordinaria, quindi e tutti i ragazzi giovani che arrivano ogni anno hanno una facilità di ambientarsi perché li accolgono, li aiutano e nei momenti di difficoltà noi non abbiamo l'assillo di pretendere subito che diano il massimo e quindi hanno la possibilità, gli diamo la possibilità, noi stessi abbiamo pazienza nel vederli crescere, quindi man mano di inserirli in un contesto già rodato, ecco, quindi un insieme di tante cose che fa sì che la Virtus Lanciano oggi fanno bene un po' tutti, ecco. Una cosa che non ho detto, Antonio, ma sono perfettamente d'accordo, è proprio lo zoccolo duro di questa squadra che sicuramente ha aiutato, come ha detto Luca, un po' tutti gli allenatori a fare bene il loro lavoro, ma anche la società, voglio dire, nel senso, no, ma anche il fatto, è la forza proprio dell'identità di questa squadra che è molto importante. Sono 5 anni che giochiamo con un sistema di gioco diciamo sempre simile, no? Quindi abbiamo fatto il 4-3 dall'anno di Andrea Camplone, quindi da allora non l'abbiamo mai lasciato. E anche per me il mio lavoro è anche più semplice perché a livello di osservazione dei giocatori abbiamo dei profili abbastanza diciamo definiti, no? Quindi anche nella ricerca di giocatori, e quindi questo tipo di gioco ci dà la possibilità di fare delle scelte abbastanza mirate.
Alessandro Del Grosso annuiva quando Luca Leone parlava di giocatori, di giovani. Io penso che pochi giocatori abbiano problemi a Lanciano. Uno, perché ha un gruppo, diciamo tra virgolette, storico, l'ha appena detto, che sono 5-6 anni che ci sono dei giocatori lì che sono 4-5 anni che stanno in questa società, sanno quello che vogliono e chiunque viene si mette a disposizione di questi giocatori, anche perché è molto importante avere un gruppo granitico all'interno dove funzioni tutto, perché poi alle prime difficoltà vengono fuori tutte le problematiche che può avere un allenatore oppure addirittura una società, mentre da lì è difficile, perché proprio perché sono giocatori importanti, anche se non giocano, ma danno sempre il massimo. E tra l'altro leggevo che le due squadre sono state promosse in Serie A, il Carpi e il Frosinone hanno proprio investito molto sui giovani, perché ci sono dei ragazzi che sono stati proprio scoperti da queste due squadre, tipo Bakogu, Lasagna, Enzo Lucifora. Sì, questo è vero. Paganini. Il progetto calcistico si deve fare innanzitutto con tanta umiltà, sapendo investire sui giovani, avere le idee chiare, come giustamente ha espresso Luca, e questo tipo di progettualità fatta a Carpi, fatta a Frosinone, fatta a Lanciano, a prescindere dove sono andati là, ma il Lanciano l'ha sfiorata la Serie A con campionati importanti, perché oggi bisogna investire innanzitutto sul valore dei giovani, ma non giovani come età, ma giovani di valore tecnico, e poi credere. Quindi il modulo, la conferma del modulo, le pressioni che non devono essere esagerate, l'umiltà, la consapevolezza coniugata alla umiltà, che è determinante. Oggi leggevate per esempio una dichiarazione di un giocatore dell'Ascoli: è andato fuori il Benevento, noi già siamo in Serie B, e questa è la presunzione. Infatti è stato cacciato dalla Reggiana, ha perso in casa 4-2, perché la presunzione non paga mai nel calcio, l'umiltà paga. E tornando al Pescara, perché mi interessa più parlare un attimino del Pescara, io sapendo di essere ospite qua, ma poi a prescindere da un senso di attaccamento nei confronti di questi colori, ieri mi sono visto la partita, ma ci sono rimasto non male di più, perché quella è una squadra impresentabile, una squadra che in Serie B non può scendere in campo. Ci sono rimasto senza parole, vedere che non facevano un passaggio, vi dico uno. Una squadra senza cattiveria, le squadre che avevano interessi domenica scorsa, sabato scorso, hanno raggiunto tutti i risultati: lo Spezia a Lanciano, il Cittadella a Catania, il Trapani fino al 95esimo ad Avellino, l'Avellino lo stesso ai playoff, però il Trapani ha voluto il punto per la salvezza, la Ternana a Mora. Ma che Pescara, una cosa del genere, un'offesa per la città, un'offesa per la maglia, un'offesa per il Delfino, un'offesa per quello che il Pescara Calcio rappresenta. L'allenatore è chiaro che è un esonero strumentale, non è un esonero di merito, perché se fosse stato di merito questo esonero dovesse essere fatto 3 mesi fa, 2 mesi e mezzo fa. È strumentale alla partita di domenica, perché si sarebbero state con contestazioni, una partita determinante per raggiungere i playoff. Però se la squadra è quella, o tranne un miracolo, non lo so, certo, che playoff può fare contro un Bologna o contro lo Spezia o squadre molto attrezzate, molto cariche a livello di determinazione. Il Pescara, secondo me, a livello di progettualità doveva forse esonerare l'allenatore qualche settimana prima. Adesso però c'è questa chance, quel quid che potrebbe uscire con Massimo Oddo, che la squadra si ricompatti, faccia la partita importantissima. Sappiamo che Livorno ha 2 risultati, il Pescara ne ha solo uno, il Pescara deve solo vincere. Se avesse vinto a Varese, i 2 risultati erano a favore del Pescara e uno a favore del Livorno. E Livorno è una squadra ben quadrata, ben condotta, anche se ci manca il portiere, che uno ce l'ha squalificato, ma l'altro è infortunato, giocherà in Porto un ragazzino sabato qui a Pescara. Però è una squadra quadrata il Livorno. E Pescara ha un solo risultato, e non dimentichiamoci la delusione del sabato scorso: 2-0, un uomo in più, abbiamo pareggiato col Perugia 2-2, quindi i segnali delle negatività già da un pezzo si sono visti. È un peccato, perché non penso che questo sia stato un campionato di squadre eccelse
per cui era difficile. Hanno vinto due squadre che hanno lavorato bene, ma non sono, insomma, delle corazzate nel Frosinone, nel Carpi, doveva essere il Bologna, e poi alla fin fine anche il Bologna ha deluso, soprattutto in casa. Quindi un Pescara con un pizzico più di attenzione forse avrebbe potuto dire qualcosa di più. Adesso aspettiamo questa partita con il Livorno, augurandoci che cambi il vento, ma soprattutto, se si dovesse ottenere questo posizionamento playoff, scendere in campo con un'altra mentalità, con un'altra cattiveria, rispettando il Delfino. Dino Zampacorta, come valuti questi esoneri dell'ultima giornata a Pescara, no, Baroni, Pavan Melotti a Modena? Ma più di parlare di questo, volevo dire simpaticamente che sono totalmente d'accordo a metà, a ribasso, con quello che ha detto Enzo. Perché ho ascoltato attentamente quello che ha detto il direttore, che è nato nel calcio in pratica, no? Quindi cerco sempre ad ascoltarlo, visto che sono qua di quella mia. Il direttore ha detto che le squadre che vogliono raggiungere dei risultati, sabato si è visto, ha detto la Ternana deve vincere a Modena, ma io ti faccio presente che il Modena doveva raggiungere lo stesso risultato. Sì, 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 sì. E poi ti faccio presente che c'è il Bologna in panchina, se invece avevi c'è Gacia in prode e tutto quanto, adesso non entriamo nei particolari, doveva vincere a Vercelli, stava giocando una squadra e però ha fatto 1-1. L'Avellino anni fa faceva 5 gol al Trapani, cioè la squadra che sta quarta gioca col Trapani e fa 5 gol. Allora perché dico questo, Enzo? Perché il campionato di Serie B ogni anno che passa è sempre più scarso. Poi ha detto il Livorno è una squadra quadrata. Io mi auguro che tu non l'abbia visto ultimamente il Livorno, perché se il Livorno è quadrato, il Pescara è una squadra serie A, cioè per dire che il Livorno è inguardabile. Quindi portiere o non portiere, ovviamente questa stava è la mia opinione. Stava battendo il Vicenza, ha preso il rigore al 90esimo. No, ma io non parlo di quella partita lì. Il 90esimo noi a Varese, noi siamo stati stracciati a Varese. No, questo sì, su questo non ci sono dubbi. Però ha fatto il risultato col Vicenza, mica ha pareggiato col paesino. No, sono d'accordo, sotto casa. Ho detto totalmente a metà. Su io questo sono d'accordo. Poi le altre squadre che hai detto tu, circa il Ternana, Modena, voglio dire, il risultato deve cercare anche il Modena. La Ternana l'ha cercato e l'ha ottenuto, una partita difficilissima a Modena. Certamente noi giocavamo con la Primavera del Varese in uno stadio vuoto, quattro bambini, chi aveva due presenze in B, più una presenza in B, se non facciamo paragoni improponibili. Assolutamente, assolutamente. La cosa strana, concludo. Allora di una cosa, che una delle poche cose che ha detto Baroni a prima partita, che sono stati penalizzati dal fatto che c'era poco pubblico. Poi ci sono, degli specchi dove uno si attacca, in difficoltà. No. Per dire... Ha detto un po' di tutto Baroni. Ma è una curiosità. Volevo aggiungere una cosa che secondo me, ripeto, è sempre il mio punto di vista, no? E non sto a discutere, perché puoi prendere delle decisioni, ma non solo nel calcio, anche in famiglia, nella vita, è sempre la cosa più difficile. Tanto che chi deve prendere delle decisioni ricopre un ruolo nella vita sociale importante, con Marchionni mi viene in mente, che prende le decisioni. E nel caso in cui azzecca guadagna 5 milioni di euro, 7, 10, quello che sia, e c'è l'impiegato che non prende decisioni, guadagna il suo stipendio, ognuno ha i suoi compiti, no? Direttore Luca Leone prende delle decisioni, può andare bene, può andare male, Alessandro prende decisioni, l'altro direttore prende decisioni. Ma io volevo dire una cosa, la cosa che mi fa veramente incazzare, no? per usare il termine alla Semproni, no? E la partita di Avellino che io ho vista, no? Cioè il Pescara per 60 minuti ha fatto una grande partita, secondo me non l'aveva fatto mai. Dopodiché ha preso 3 gol. Io posso stare a citare tanti gol presi per errori di singoli, fermo restando che non sto difendendo Baroni, che sia chiaro, perché io mangio a casa mia, Luca mangio a casa sua. Detto questo, la partita di domenica scorsa è inguardabile. La partita col Perugia, allora uno dice questo è scemo, adesso chi mi sentirà dice questo è scemo, non giocando bene siamo andati 2-0. Due volte in area, quindi hanno fatto 2-2. Cioè, le colpe ci sono le colpe, però Avellino c'è stata una prestazione eccezionale, noi ci abbiamo perso. Però per 60 minuti, chi ha visto la partita, secondo me è stato il miglior Pescara della stagione. Quindi tu stai difendendo Baroni? No, no, io non riesco a capire questi alti e bassi clamorosi e non voglio neanche pensare, perché sai, poi viviamo la città, ci fermano per via, insomma, ci si conosce. Cioè, sai, ti senti il tifoso, questi non vogliono andare in Serie A. Io cerco di spiegare con la massima calma a chi forse non ci è dentro al calcio, poi mi ci incavolo anche, gli dico scusate, mi spiegate perché non vogliono andare in Serie A, avete mai visto? Tu glielo spieghi, poi capiscono. E come non riuscirei mai a capire, mettendo caso che i giocatori siano un po', diciamo, annoiati di Barone e tutto quanto, ma io non voglio credere che 20 elementi, di cui 14 vanno in campo, pure se l'allenatore ti sta sulle puntini,
Cioè tu non puoi perdere a Varese perché devi cacciare l'allenatore, altrimenti ci sarebbe da cacciare tutti quanti. Cioè, se uno scoprisse una cosa simile, Sebastiani domani va là e dice: allora, oltre a Oddo, adesso gioca anche la Primavera, voi tutti via. Quindi io non voglio pensare né l'uno né l'altro. Poi che ci siano stati degli errori, quando Barone ha snaturato completamente il suo gioco, ma io gliel'ho detto a lui più di una volta, lui a Lanciano ha fatto benissimo il 4-3-3 e poi qui ottiene il risultato con il 4-4-2, ma comunque ha snaturato le sue idee. Che non abbiamo una squadra secondo me attrezzata per fare il 4-3-3, che Caprari quest'anno è come se non ci fosse stato, che ci sono stati dei giocatori che hanno dato la metà della metà di quello che ci si aspettava. E poi concludo dicendo questo, tutti vogliono vincere, no? Mentre a Lanciano facciamo un plauso che si sono salvati, anche Antonio, io in primis, hanno fatto un ottimo campionato, il Pescara sta lì, se domenica batte, come mi auguro e come sono sicuro, batte il Livorno, va nei playoff, ma non c'è da fare un funerale, insomma, ecco, tutti vogliono vincere. Quando oggi ho sentito alcuni processi a questi dirigenti, cioè, ma alla fine cosa hanno fatto? Hanno fatto una buona squadra, hanno preso un allenatore che secondo loro poteva andare bene. E anche ieri sera scarrellavo un po' sul televisore, vedevo, come si chiamano quelle cose dietro a Massimo Profeta lì che escono i tifosi, no? Allora, se andate a vedere le email, come si chiama, hashtag, queste cose, ormai, ecco, c'era chi diceva fatto bene a mandare via, quello dopo non ha fatto bene, l'altro sì, forse, ragazzi, cioè Sebastiani, i dirigenti sono uno, due, tre, là devono prendere una decisione, adesso sbagliato o giusto che siano, in primis ne rispondono loro, e da come mi risulta a me i soldi non li mettiamo noi, ma li mettono loro, in primis. E seconda cosa, è chiaro che possono essere giudicabili in bene o in male, aspetteremo venerdì. Io, se proprio cambio da essere, l'avrei fatto in modo che rispondo forse qualche domenica prima, addirittura prima da Avellino. Ma comunque non sono io che decido e ben vengono le decisioni prese da chi è chiamato a decidere. Questo ti fa capire che stanno cercando di dare tutti quanti il massimo per cercare di cambiare la situazione. Ma certo, ma io non... solamente una situazione non di gioco, perché è impossibile adesso, è solamente una cosa mentale, sperando in quella, perché è rimasto solo quella. Ragazzi, però... abbiamo rivisto mentre parlavamo l'azione di Melchiori, che ha fatto uno stop a inseguire, va bene? Molto adesso male. Non voglio scendere nei particolari, là quella era un gol fatto, ha fatto uno stop a inseguire, si è portato la palla completamente, sì, fai gol, hai vinto la partita, abbiamo forse giocato malissimo, tu hai vinto la partita, ci stiamo parlando di altre cose. Noi siamo già in ritardo, la linea alla pubblicità, colpa tra mia, poco, no? Per Quanta vedere le ultime novità oggi, sì. Colpa mia. Fammi un cielo, ma nello sbaglio. E torniamo nello studio della Domenica Sportiva per vedere il servizio sul primo allenamento di Massimo Oddo con il Pescara oggi. Massimo Profeta. Nel giorno più importante, una squadra senz'anima che ha gettato alle ortiche l'ennesima occasione, offrendo il meglio del suo peggio, confermando la sua inaffidabilità e soprattutto rimediando una figuraccia. Di qui la singolare decisione ad una giornata dal termine di sostituire Baroni col debuttante Massimo Oddo. Sebastiani. Sofferta anche perché, come dici tu, a una sola giornata dalla fine sostituire l'allenatore non è una cosa normale, però... dopo la partita di ieri c'era bisogno di dare una scossa, ma una scossa forte. Baroni non aveva più il gruppo dalla sua parte, vi siete resi conto di questo? No, non ho detto questo, io ho detto solamente che serviva una scossa, perché dopo la partita di ieri l'avete vista tutti e quindi mi sembra che questa squadra abbia mostrato segni di grande vitalità ieri contro il Varese, contro una squadra che ha giocato praticamente con la Primavera. E non mi sembra nemmeno che la Primavera del Varese sia tra le prime d'Italia, quindi perdere una partita come quella che abbiamo persa ieri è, per me è inammissibile, ma per tutti, anche per i ragazzi. Purtroppo voi sapete che a pagare sono sempre gli allenatori, non 30 giocatori. Ho parlato anche con Massimo, anche se insomma, non è che ci aspettiamo o vogliamo caricare la croce sulle spalle di Massimo, quindi non, lui sa che deve tenere questi 4-5 giorni la squadra tranquilla. Massimo è uno della nostra famiglia, ha iniziato quest'anno ad allenare la Primavera, lo sta facendo con grandi risultati, i ragazzi lo seguono e quindi vediamo che cosa succede. Non sarà il Caronte della situazione, insomma. Ma non si tratta di essere Caronte, perché qui stiamo parlando di un allenatore che fa parte dello staff del Pescara. Non voglio né bruciare Massimo Oddo né dargli la croce addosso. L'abbiamo chiamato e a differenza di qualcun altro ha risposto presente immediatamente, anzi era in viaggio verso la famiglia, ha rigirato il treno, non la macchina, ed è tornato a Pescara, quindi questo gli fa onore e mi fa piacere, e questa è la risposta che mi aspettavo e che mi aspetto da tutti quelli che lavorano per il Pescara. Cioè, se io chiamo
un dipendente del Pescara a mezzanotte risponde presente. C'è un pizzico di autocritica da parte della società, sì o no? Ma che noi ci sentiamo responsabili mi sembra pure giusto, ma siamo i responsabili di tutto quello che succede. Se voi siete qui a farmi le domande perché c'è il Pescara, se non ci fosse il Pescara magari sareste da un'altra parte, quindi come responsabili abbiamo gli aspetti positivi e quelli negativi, ci mancherebbe. Io poi un giorno quando saremo con più calma mi piacerebbe fare un bilancio di questi 6 anni di questi sciagurati responsabili, no? Cioè, non mi sembra che questa società abbia fatto in questi 6 anni qualcosa di male nei confronti della città, dei tifosi, anzi stiamo qui all'ultima giornata a giocarci i playoff, la vedo così, poi la vedrò male, per carità, ci mancherebbe, però fin tanto che qui io, Danilo e gli altri ci mettiamo la faccia e i soldi, la società la gestiamo noi, quando qualcun altro vorrà venirla a gestire facesse quello. Sì, ma è anche la sconfitta di Sebastiani, insomma, quando si esonera un allenatore. Non credo che sia la sconfitta di Sebastiani o della società. Che lo ha voluto fortemente questo. Ma Baroni l'abbiamo voluto, l'abbiamo preso, l'abbiamo deciso insieme, quindi al di là di tutto non mi sembra di addossare responsabilità a nessuno. D'altronde mi sembra che Baroni sia era l'allenatore che aveva fatto meglio l'altro anno tra gli allenatori giovani, quindi un allenatore emergente. La squadra è una squadra costruita con giocatori importanti e il programma che noi avevamo detto non era quello sicuramente di vincere il campionato o di andare in Serie A, però se piangiamo noi, ci sono squadre che hanno speso 3 volte quello che abbiamo speso noi e sono partite con il programma di andare in Serie A, non quello di cercare di fare un campionato buono, si stanno salvando l'ultima partita e noi qui uccidiamo tutto quello che succede. E questo è l'atteggiamento che a me non piace sinceramente, perché se noi continuiamo ad essere così negativi su tutto, forse il Pescara non so se avrà un futuro molto migliore da questo. Vale. Abbastanza dure quelle del presidente Sebastiani. C'è una domanda per l'avvocato Lucifora da Emilio da Roma. Potrebbe essere la scelta di Massimo Oddo una promessa nei suoi confronti per la prossima stagione del Pescara? Ma potrebbe essere, perché adesso potrebbe anche superare questo ostacolo di Livorno, poi comincia questo nuovo torneo, perché quello è un nuovo torneo, i playoff sono cose nuove, non si possono fare pronostici, abbiamo visto nei playoff di Lega Pro le squadre più accreditate sono state già messe fuori al primo turno, vedesi Benevento, vedesi Ascoli, quindi può succedere tutto, può succedere che il Pescara vada avanti, faccia un buon finale di campionato, perché Oddo con l'esperienza internazionale di calciatore di prima fascia possa dare un suo contributo anche per il futuro. Quello che ha detto il Presidente è giusto, praticamente doveva dare uno scossone, infatti l'ho detto, io ne sono lo strumentale, perché se fosse stato nel merito probabilmente l'avrebbe fatto prima. Per quanto riguarda poi il sunto del campionato, bisogna aspettare o domenica o aspettare la fine dei playoff, perché altrimenti si perde solo del tempo e si danno giudizi sulla spinta emotiva di una prestazione, due prestazioni fortemente negative per me, quella col Pescara, e quella col Perugia e quella con il Varese, senza dire di Avellino, dove giochi bene e pigli 3 gol, insomma anche quello è negativo. C'è Teo per te, Dino, grande Dino Zampacorta, un vero e proprio intenditore di calcio, sei il procuratore di Mauri, uno dei 10 migliori talenti della Serie A, Mauri, centrocampista del Parma, è una tua creazione, tra virgolette? No, creazione, no, stavo parlando del Pescara, no, è un ragazzo che ho trovato 4 anni e mezzo fa, segnalato da un mio collaboratore in Argentina, ha avuto fortuna, lui è bravissimo, adesso cercheremo di, purtroppo le vicissitudini del Parma le conoscono tutte, se il Parma dovesse fare una fine che purtroppo si auspica, non si auspica nessuno, ma quello penso che sarà, si libera parametro zero, è chiaro che è appetito da tutti i maggior club e che non devono tirare fuori soldi per il cartellino. C'è Teo chiede cosa consiglia al Pescara? In questo momento? Ma io credo che in questo momento qualsiasi consiglio venga dato da me o da altri non possa fare altro che confondere ancora di più e agitare le acque. Non sono in grado io sinceramente di dare consigli, come se mi immagino se il Presidente mi avesse chiamato e sono stato fortunato, mi ritengo un uomo fortunato perché ci poteva anche stare, che mi avesse fatto una telefonata ieri da Varese a dirmi tu lo cacceresti allenatore oppure no, mi avrebbe messo in crisi, quindi lo ringrazio pubblicamente che non l'ha fatto,
e io non sono in grado di dare un giudizio di questo genere. Io prima, tra le righe, l'ho detto, io prima di Avellino, se proprio si doveva fare il cambio, l'avrei fatto un po' prima, ma questo non vuol dire che ha sbagliato a farlo adesso. Io mi astengo di questa risposta. E c'è una domanda da Gaetano per Luca Leone. A parte i contratti da rinnovare, Rivassola, Ferrari, eccetera, i prestiti vari, cosa tirerà fuori dal cilindro per il prossimo campionato? Possiamo stare tranquilli? No, vedremo, perché poi il mercato è sempre, sempre imprevedibile, quindi è normale che quest'anno abbiamo lavorato come sempre, qualche nome ce l'abbiamo, poi vedremo quello che riusciremo a fare al mercato, ecco, perché poi noi purtroppo dobbiamo sempre cercare di aspettare anche quello che fanno gli altri, quindi vedere, aspettiamo anche l'autoregolamentazione della Serie B, perché con le liste, il minutaggio, insomma tutti i vari regolamenti della Serie B per ottenere i contributi, bisogna aspettare la prossima assemblea di Lega per poi vedere per poi iniziare a gettare le basi per il futuro. Antonio scrive: Andrea, da grandissimo giornalista, Totò, dimmi che cosa può inventarsi Oddo per venerdì sera. Ma inventarsi, l'ho detto prima, il lavoro di Oddo è soprattutto sulla testa dei giocatori, cioè quello di liberare, di farli trovare quelle motivazioni che in questo momento non hanno, al di là di quelle che possono essere le qualità dei singoli. Del resto, in quattro giorni sicuramente cercherà, da questa squadra chiederà molto di più di quello che questa squadra ha dato negli ultimi tempi con Barone, quindi anche sul piano dell'aggressività. Credo che sarà una squadra comunque più aggressiva, che magari sarà più compatta in campo, anche con le linee un po' più avanzate, nel senso di cercare di tirar fuori il coraggio per imporre la propria forza, la propria consistenza. Credo che possa essere questo il lavoro, oltre che metterli tatticamente nel modo migliore. Sicuramente la cosa che lui ha detto è ovvio, che non posso inventare nulla, quindi cambierò il meno possibile. Quindi anche sul piano tattico mi aspetto che magari schieri un Pescara 4-4-2 oppure 4-2-3-1, però vuol dire, poi dipende da come viene interpretata, perché non è con i moduli che si vincono le partite, ma con i giocatori e con l'applicazione che loro hanno. Io l'unica remora che ho è sulla testa, se questa squadra è capace di cambiare ritmo, di mettere punto a quello che ha fatto finora e di ripartire. E questo è solo l'unico lavoro che può fare Massimo Oddo, cioè, tra l'altro un ragazzo che stimo, ho seguito un po' durante questo percorso con la Primavera, so quali sono i suoi orientamenti, su che tipo di calcio vuol proporre, ma è ovvio che il lavoro di questo momento può essere solo questo, insomma, quello di trovare il modo per scattare la molla a questi giocatori, ovviamente dandogli anche delle certezze in mezzo al caso, cioè a fargli capire se i giocatori credono a quello che lui vuole, è tutto lì, la risposta ovviamente la faremo solo dal campo. Ti voglio dire una cosa, però nelle ultime tre partite, io partirei anche da un dato di fatto, che nelle ultime tre gare il Pescara ha incassato 7 gol. Questo è un dato che lui deve tenere ben presente, che la difesa probabilmente non è proprio impermeabile. Subire 7 gol, 3 ad Avellino, 2 col Perugia, 2 a Varese, realizzandone 3, di cui uno influente, penso che sono dati numerici che lui deve analizzare con molta attenzione. Sì, ma è anche vero che però prima di queste tre partite... È l'ultima fase che quando no, tu mi dici, no, parli di un mese fa, scusami. Hai tirato fuori un argomento particolare, questa della difesa, che a me mi fa ridere, voglio dire, le prime tre partite prima di queste sono state 3-1-0, quindi difesa perfetta, uno direbbe, no, e sono state tre partite oscene. Con 2 tiri in porta e 9 punti, voglio dire, quindi il problema è diverso. Beh, cioè, deve emergere la squadra. C'era il gol in fuorigioco pure sì, del Perugia. Sì, anche quello. Anche col Perugia un gol in fuorigioco, Avellino un gol in fuorigioco. Però se non emerge il gruppo, la squadra, non vai da nessuna parte. Ha voglia di parlare dei singoli, voglio dire. Ha voglia ci metti da meno cose. Dino, aspetta, facciamo intervenire Alessandro. Mancava Salomon.
sì, scrive. Ma, sì, certo, Sara è importante. Però, ti voglio dire, per esempio, la parte migliore quando è stata, quando lui la coppia centrale non l'ha cambiata mai. Esatto. Ed erano Zubaric e Salamon. Se tu ogni volta cambi la coppia centrale, che credo che sia la parte più vulnerabile, certo, di una difesa, quella se non manca l'intesa tra i due centrali, credo che sia una cosa, certo, che ti mette in crisi. Se tu poi una volta Zubaric gioca mediano, una volta gioca difensore, una volta vai in panchina e alterni continuamente, una volta Pucino, certo, una volta Fornasier, cioè, ti fa il problema è quello, voglio dire, il problema è che è stato gestito male, voglio dire. Perché alterna secondo te, Totò, scusa, quando non ci sono defezioni fisiche? Perché alterna? Non lo so, bisogna chiedere a lui. Ma evidentemente non li ritiene affidabili, esatto, nessuno. Molto semplice il discorso. Sì, però questo non dice che Barone è affidabile. Assolutamente. Allora le due cose si combinano, voglio dire. Luca Leone a Lanciano l'anno scorso. Non è una verità assoluta quella non di Barone. Non aveva di questi problemi Barone? Di abbondanza di formazione, quindi continue. No, abbondanza non ne avevo. Esatto, quindi per quello di 31 anche l'anno scorso non avevamo abbondanza, ne eravamo tanti. Perché qualche tra virgolette muso lungo c'era anche da noi l'anno scorso. Però ecco, io penso che Marco l'anno scorso da noi ha fatto più di quello che noi le avevamo chiesto, quindi per noi l'anno scorso Marco ha fatto un campionato straordinario. Ecco, magari ci aveva anche illuso che potesse fare qualcosa in più, perché siamo stati 7 partite primi in classifica. Noi abbiamo perso la prima partita dopo alla 13ª giornata su un gol in fuorigioco di Babacar a Modena. Quindi abbiamo fatto un percorso iniziale con lui e venivamo da un'annata dove avevamo preso 60 gol, siamo salvati all'ultimo minuto a Novara facendo 48 punti. Quindi dovevamo ripartire sul migliorare la fase difensiva e cercare di dare un'inquadrata alla squadra e migliorare un reparto che l'anno prima in Serie B prendi 60 gol, cioè non è che hai tante possibilità di salvarti. Quindi ripeto, lui da noi ha fatto un lavoro importante e ripeto, ci aveva anche illuso magari di poter fare qualcosa in più, che poi magari non ci siamo riusciti e quindi ci ha lasciato un po' tutti la mano in bocca, ecco. Però quando si hanno tanti giocatori in rosa e magari o perché vuoi accontentare tutti o perché magari hai dei dubbi, perché poi magari tanti giocatori ti mettono anche dei dubbi, no? Quindi lui ha cambiato anche diversi moduli quest'anno, quindi io adesso faccio fatica a giudicarlo dal di fuori, perché penso che non sia nemmeno giusto e corretto da parte mia, perché lui ha lavorato con me l'anno scorso, abbiamo lavorato insieme. Io quello che posso dire è che è un professionista serio, ha portato da noi una metodologia di lavoro, venendo dalla Juve, 2 anni dietro a Conte, alla prima della Juve, ci ha dato una grossa mano anche a livello professionale, cultura del lavoro, di metodologia di lavoro, quindi io come ho sempre detto a lui non posso fare altro che ringraziarlo. Poi ecco, normale che poi Pescara, io dico sempre che poi la maglia del Pescara ha un peso diverso, no? Per alcuni giocatori, ha un peso diverso per gli allenatori e ci sono piazze dove magari anche se magari il presidente dice che è partito per fare un buon campionato, però Pescara si aspettano che vinci. Certo. Cioè è inutile che ci si gira intorno perché magari non vuoi essere Pescara, se vai a vedere indietro è normale, 3 anni fa Zeman ha stravinto un campionato, si è andato in Serie A, si è rimasto un po' deluso dalla retrocessione, l'anno scorso hai fatto un campionato così così e quest'anno la piazza è normale, si aspettava qualcosa in più. E penso che anche la squadra che è stata costruita non è una squadra che deve fare un buon campionato, penso io, perché ci sono giocatori importanti, quindi è una squadra che normale ha delle aspettative diverse, per questo penso abbia pagato Baroni, perché se no è arrivata l'ultima giornata che se vince va a fare i playoff, certo. Penso che sia un risultato migliore dell'anno prima. Alessandro Del Grosso, grazie per aver aspettato. Posso dire una cosa buona per Dino? No, siccome quando si parla di difensori, il problema, la qualità, eccetera. Allora, Pescara ha avuto fino a gennaio Ćosić,
tu l'hai seguito benissimo, Ciocio, certo. Cioè, nel senso che a un certo punto questo ragazzo non poteva nemmeno entrare in campo perché era fischiatissimo, anche perché cioè, all'inizio del campionato ha giocato in coppia con Zubovic, la squadra non ha mai preso gol. Dopo è stato panchina, terzino destro, terzino sinistro, centrale, è andato a Frosinone, ha vinto il campionato. Cioè, di che stiamo a parlare, voglio dire? No, Frosinone ha fatto tre presenze. No, no, non è vero, non è vero, assolutamente. Non seguire un po'. No, no, dopo adesso vediamo le presenze e ti dico che è stato presente. Allora, mentre voi vedete la presenza, andiamo in pubblicità. Tra poco non è che andiamo la squadra di mostri, ci sta Blanchard. E torniamo alla Lega Sportiva, una trasmissione molto interessante anche nel fuori onda, sarebbe bello poter soprattutto si accende la discussione. Allora c'era e c'è ancora un'email per Alessandro Del Grosso. Daniele, ti fai complimenti per il campionato a Francavilla, speriamo di averti presto in Serie B o in Serie A. E secondo te chi è il migliore esterno basso della Serie B e cosa pensi di Zampano? Zampano è un buon giocatore, deve crescere. E deve fare ancora molta esperienza, però diciamo che può promettere bene, solo che si deve lavorare molto, perché non basta pochi cross o poche incursioni o poche partite, diciamo, tra virgolette. Purtroppo per crearsi e per farsi un nome bisogna lavorare tanto, specialmente negli allenamenti. Poi la domenica è il frutto degli allenamenti. Per quanto riguarda gli esterni bassi, secondo me ce ne stanno pochi, perché proprio si usa poco ultimamente iniziare a giocare dalla parte bassa della difesa. Io ho sempre giocato da quella parte lì, qualsiasi allenatore che ho avuto mi ha sempre fatto iniziare il gioco dai terzini, diciamo, perciò è da vedere, anche se a me comunque piace molto Zanon del Frosinone. Zanon, che come dicevamo prima parlando di Ciosic, ha appena vinto il campionato con il Frosinone insieme a altri pescaresi, insieme a Ciofani, al fratello di Ciofani, Matteo, Soldi. Insieme a Pigliacelli anche, sì. Quindi tanti ex che stanno avendo successo, come del resto ricordava prima Luca Leone, anche nel Carpi ci sono. No, ci poteva essere degli Dionisi, ma non l'hanno preso l'anno del Celano, insomma, perché Soldi, sì, soldi, ma però Dionisi Soldi. È stato un errore non prenderlo quando giocava a Celano. Stava con me Dionisi. Antonio. Adesso è il momento del nostro quiz per far vincere a un fortunato telespettatore due biglietti per Pescara Livorno, una partita. Spieghi che lui non deve parlare. Dino? Perché lui subito dice io lo so e allora dice fai, no. Io vengo subito, sono no. Dino, tu andrai a vedere il Pescara non venerdì? Non lo puoi dire. Andrai a vedere il Pescara venerdì? Come possiamo ecco, hai già il biglietto? La verità, c'ho la tessera. Ecco, e allora puoi non rispondere al quiz. Non Antonio, rispondo. A te la parola. Se vuoi aggiornarci anche dal postiglio di Serie A che è finito molto tempo fa. È finito, la Roma 2-1. La Roma quindi ha scavalcato di nuovo la Lazio e quindi arriva al derby, arriverà insomma con un punto di vantaggio. Calcio quiz bella per te. Calcio quiz se esce. Un aiutino, sono due calciatori, c'è una vaga somiglianza. Anche la maglietta, però io lo so, non lo puoi dire, non posso. Però hai già il biglietto, quindi no, ti invitiamo ad astenerti. No, non puoi, non posso farlo. Assolutamente no. Prenotatevi se no. Conoscete questi no, due volti. Per Pescara, sicuramente. Uno sicuramente dello sì. Ecco. Non si può dire, Sciocchi. Sono due ecco. Biglietti, sono banditi suggerimenti, prenotatevi al nostro allora, numero detto e andrete a vedere ospiti della Pescara Calcio, Pescara Livorno, una partita in cui per cui c'è già una grande promozione, ci sono dei biglietti a prezzi popolari, Antonio, anche, sì, delle anche condizioni per gli abbonati che possono portare un ospite. Allora, abbiamo già un telespettatore in linea? No. Rete 8 Sport, allora, parla. Abbiamo già un telespettatore in linea? Sento solo la mia voce. Pronto, devo abbassare ecco. Il volume. Bravo Antonio, abbassa il volume. Ciao, chi sei? Bravo. Abbassare il volume della TV. Ciao, buonasera, eccoti. Sono Fabio. Fabio, ciao Fabio. Allora, chi sono questi due personaggi? Ah, allora, quella a sinistra gioca col Chelsea, giusto? Gioca? Col Chelsea?
Ecco. Tra l'altro, Fabio, ho dato anche un piccolo suggerimento prima. Non lo diciamo. Va bene, Fabio, ritenta, dobbiamo dare spazio all'altro telespettatore. Grazie per aver partecipato. Comincia da quello da destra. Allora, Fabio forse era talmente preso a comporre il numero che non aveva sentito il suggerimento. Non ha sentito il suggerimento dell'avvocato Nucifora. Però abbiamo altro telespettatore? È difficile, dottore. No, non so, difficile. È difficile. Allora, noi vi aspettiamo, continuiamo a parlare del Pescara. Ecco, vediamo tali e quali, ancora le fotografie. Ecco, abbiamo un telespettatore in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ciao, chi sei? Sono Manuel. Manuel da Pescara? No, da Isola del Gran Sasso. Da Isola del Gran Sasso, bene, bene. Allora il Pescara ha bisogno anche di tifosi che arrivino da fuori provincia. Dai, Manuel. Oddio, è difficile, però ci voglio provare. Allora, per me è Untelar e Salamon. Bravo! Bravo, Manuel! Lo sapeva pure l'avvocato Nucifora. Bravo, Avete sentito il suggerimento dell'avvocato Nucifora, Manuel? Real Madrid. Grazie, grazie. Grazie. Ma guarda, sto anche al Milan. Allora, uno ciascuno. L'avvocato Nucifora viene con te a vedere la partita. Grazie per aver partecipato, lascia i tuoi dati in regia. Allora, ci sarà il Pienone in questa partita, Antonio? No, sicuramente. È una partita molto importante. No, c'è troppa delusione, dai, non è fa, anche perché insomma è una partita così, di dentro fuori. C'è possibilità. Sì, però ci vanno al pubblico di Pescara e sono 7-8 mila spettatori. Io credo che quelli ci saranno. Il 45, la gente. No, non ci credo. Sei 7.000 anzi, io invito tutti ad andare allo stadio, su, sì, sì. Insomma, dai. No, io spero che si arrivi a 10.000, però. E se si vince si va a mangiare la pizza dopo, altrimenti si andate a dormire bastonati, un panino mortadella a casa. Tutti accetto, tutti a letto senza cibo. Esatto. Ha dato il consiglio ai tifosi e volevo mostrarvi adesso un video simpatico che è apparso sul sito della Pescara Calcio. Leo Junior, il mitico Leo Junior, che fa gli auguri al Pescara in vista dei playoff. Seguiamo questo video. Rodrigo, senti, ciao. Arriva Maradona, la vuoi la sua maglia? No. E perché? Perché no. È più bella la maglia di papà? Sì. È più bravo papà di Maradona? Sì. E oggi chi vince? Pescara. Ciao ragazzi, sono qui a tifare, speriamo a vedere la squadra nei playoff finale. Sono qui sempre a tifare, forza Pescara. Grande Leo Junior, vero? È un grande, Dino. Grande ricordo. Allora, non dimentica Pescara. Poco tempo fa nei mondiali, grande persona. A parte che calcisticamente è ancora un fenomeno. È un fenomeno lui. In una partita che stavano facendo lì, è un fenomeno. Antonio, Leo Junior, quindi segue le vicende del Pescara? I playoff, possibili playoff? A parte come ha detto Dina, tra l'altro è ancora di casa a Pescara, lui viene ogni anno due volte di solito, viene, quindi lo arriveremo sicuramente in estate e quando arriva fa sempre il giro di tutti gli amici, molto mare, molto pesce perché gli va pazzo, però si trova veramente a suo agio, è sempre una legato al Pescara, lui non l'ha sempre ripetuto, le sue città in Italia sono Pescara e Torino. Perché veramente in entrambe ha dato tantissimo, credo, proprio per ricordare che quando è arrivato a Pescara sembrava un calciatore finito, l'avevano dato per tale, invece ci ha regalato due anni memorabili, eccezionali, insomma proprio di grandissima qualità. Noi adesso andiamo in pubblicità e tra poco torneremo con la Top 11. Un avviso ai tifosi, domani verrà presentato ufficialmente Massimo Oddo come allenatore del Pescara alle 11 all'Hotel de Ragonara, sì, vero Antonio? Sì. Ti aspettiamo tra pochissimo. Non potevo andare che c'è le stampelle. E siamo di nuovo nello studio di Rete 8 per partecipare alla Domenica Sportiva insieme a voi. Luca Leone, stiamo per vedere il servizio sulla Virtus Lanciano, questa sconfitta casalinga in cui ha vinto la squadra più motivata. Così? No, noi abbiamo fatto una partita, anzi, secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto diverse occasioni anche diciamo importanti in questo momento, facciamo fatica a far gol e lo Spezia, la prima occasione che ha avuto, ha fatto gol, che poi a 15 secondi alla fine del primo tempo, quindi una partita abbastanza equilibrata dove forse nella prima frazione di gioco avevamo fatto qualcosa di più noi.
però ecco, poi mi si era dato anche l'opportunità di far giocare qualcuno che aveva giocato di meno, e poi c'era anche un gran caldo sabato, dico la verità. Però lo Spezia si è dimostrato una squadra, secondo me, importante, che darà del filo da torcere ai playoff un po' a tutti, secondo me. E lo Spezia appunto si è qualificato proprio ieri per i playoff. Vediamo il servizio di Paolo Durante con l'intervista di Tiziano Coccia. Gli applausi piovuti dagli spalti vanno a Lanciano, al suo cammino in campionato, al bel gioco proposto e alla salvezza conquistata con anticipo. I tre punti se li prende lo Spezia, che al Biondi ha dimostrato di essere squadra di rango e di qualità, che dirà la sua nella corsa promozione. Come detto in settimana da Aversa, i rossoneri hanno onorato la partita facendo sudare non poco la squadra di Bielizza, che ha vinto all'inglese, ma le reti sono arrivate solo nel finale dei due tempi, con il Lanciano che ha avuto qualche buona occasione per segnare prima e pareggiarla poi. Il primo squillo è rossonero, terzo minuto, Piccolo, finta su Bianchetti, si porta la palla sul sinistro e lascia partire una conclusione dai 20 metri, troppo lenta però per minacciare Cicizzola. Al sesto minuto, grande occasione per i bianchi, angolo tagliato, difesa un po' impreparata e palla che si impenna, Scitum la colpisce di prima intenzione con una sorta di pallonetto morbido diretto in porta, ma Conti toglie dal sacco in rovesciata plastica sulla linea. I rossoneri non si scompongono e tornano a rendersi pericolosi al dodicesimo con una super occasione. Conti sfonda sulla destra, serve Tiam, che però non ha un felice impatto sulla sfera. La gara è godibile. Al diciottesimo Catellani decide di fare tutto da solo e da fuori area fa partire una botta secca che costringe Nicolas a tuffarsi e mettere in corner. Al ventinovesimo tocca a Brezovec saggiare i riflessi di Nicolas, punizione a foglia morta e volo provvidenziale dell'estremo brasiliano. Pochi minuti dopo Nicolas rischia su un'uscita avventata, ma poi rimedia. Al 34esimo l'azione più bella della partita. Vastola si coordina su traversone di Mammarella, gran gesto che meriterebbe di finire in fondo al sacco, ma Cicizzola è superbo. Il tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0, ma lo Spezia all'ultimo assalto va a segno con Scitum, che sfrutta un cross dell'ex De Col. Ripresa, lo Spezia riparte con il piglio giusto e dopo appena due minuti Migliore si accentra e scarica per Brezovec, che non ci pensa su e libera il destro trovando Nicolas puntuale alla parata. Poco dopo si fa vivo anche il Lanciano con un'azione elaborata conclusa al tiro da Piccolo. Nello Spezia entra Giannetti, al 30esimo ci vuole un altro grande riflesso di Cicizzola per fermare il colpo di testa da distanza ravvicinata di Vastola. Gli ospiti tornano a farsi minacciosi al 43esimo, Brezovec disegna una punizione con i fiocchi che fa volare Nicolas sulla destra. In pieno recupero il raddoppio Spezzino, che parte addirittura dal rinvio del portiere Giannetti, è bravo e fresco per sfuggire alle maglie rossonere e affreddare Nicolas. I tifosi di oggi sono stati encomiabili perché hanno cantato per tutta la partita e nonostante anche il risultato di sconfitta poi hanno chiamato la squadra sotto la curva, quindi merito a loro perché oggi hanno dimostrato di essere un gran pubblico, ma come del resto i ragazzi della curva penso che per l'arco di tutto il campionato si sono sempre ben comportati. Dispiace non avergli dato una soddisfazione oggi, ma purtroppo ci tenevamo a regalargli una soddisfazione l'ultima partita casalinga, però devo dire che la partita di oggi rispecchia un po' l'andamento di tutto il campionato, dove magari si crea abbastanza situazione da gol e non le sfruttiamo e spesso e volentieri invece concediamo un po' facilmente, ecco, gol agli avversari, anche se devo dire che la qualità dello Spezia è una qualità molto importante. Il Lanciano, ecco, da domani può cominciare a pensare al prossimo anno, quarto anno in Serie B, D'Aversa a questo punto è l'allenatore anche per il prossimo anno, sì. Ma adesso dobbiamo pensare all'ultima partita a Bologna e poi è chiaro, io ho altri due anni di contratto, come ho già detto in passato, non bisogna avere adesso la sindrome dell'allenatore che vuole andare via, bisogna, come finisce il campionato, ci siederemo con la società e stipuleremo dei programmi, perché comunque è giusto che ci siano dei programmi condivisi e non ci dovrebbero essere problemi. E ci sono delle domande, aspetta Dino, ci sono delle domande per Luca Leone, c'è Carmine che chiede se Cerri rimarrà, poi Maurizio che chiede se Monachello rimarrà nel Virtus Lanciano e Franco che chiede se resti tu invece. Cominciamo dall'ultimo, se no non puoi rispondere. Giusto. Se resto io, quello non lo posso decidere soltanto io, quindi la priorità ce l'ha il Lanciano sicuramente. Quindi c'è il rischio che il Lanciano non ti confermi? Insomma, no, però non è che dipende solo da me. Poi, ma a parte gli scherzi, però per quanto riguarda i ragazzi vedremo, perché sono due ragazzi che io ho consigliato loro di stare un altro anno con noi, perché magari conoscono il gruppo, conoscono l'ambiente, conoscono
l'allenatore, quindi non dovrebbero fare un altro percorso di inserimento in un'altra squadra. Quindi stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni come Cerri e lo stesso Monachello di 20, che è il primo anno, diciamo, che fa un campionato, diciamo, intero importante. Gli altri anni era stato fuori all'estero, diciamo, sballottato da una squadra all'altra, con problemi di lingua e problemi di ambientamento. Quindi Gaetano quest'anno, diciamo, dopo il settore giovanile tra Inter e Parma, è il primo anno che torna in Italia e fa un campionato vero, quindi ha avuto un periodo di grande entusiasmo, poi ha avuto una flessione che secondo me per un ragazzo giovane è quasi fisiologico, no? Quindi anche perché il campionato di Serie B è lungo, mantenere una continuità di 40 partite non è semplice, specialmente per un giovane. E lo stesso Cerri, che ha avuto un infortunio, forse è il primo infortunio vista l'età, e poi recuperare, infatti giovane ritorno, tra virgolette, siamo quasi stati senza attaccanti, ecco, quindi anche questa carenza di gol che magari il giorno dell'andata riuscivamo a concretizzare. Se fosse per me li terrei tutte e due. E il portiere a cui siete interessati, questo portiere straniero, che rumeno probabilmente, che dovrebbe... Sì, no, questo non so niente. Io. È il nuovo direttore sportivo. Forse sarà il nuovo direttore sportivo. C'è un portiere dalla Romania che pare sia di vostro interesse. Dino, ne sai qualcosa, tu che sei molto amico? Sì, ma non posso dire. Sono corso coperto da segreti istruttori, assolutamente, però posso dare uno scoop. Sì, molto probabilmente lo cacciano. Ah, perché tu sei amico della famiglia Mario, quindi insomma queste dritte. Io ho avuto questa soffiata che lo cacciano. Lo cacciano. E chi sarà il nuovo direttore sportivo? Questo non proprio lo posso dire. Già ho detto che cacciano a lui. Perché? Cioè, se Lanciano dopo 3 anni che sta là non riesce mai a fare i playoff, mi sembra anche giusto. Insomma, ecco, anche Antonio, tu hanno sei... speso 15 milioni, 20 milioni di euro. Antonio, tu stai per 7 anni. Antonio, tu stai per presentare la tua top 11? Sì, ma sono 3 anni che stai, 4 anni che stai in B, non riescono mai a fare i playoff di squadra di questo. Sicuramente sì. Bene, rimane Lanciano. Non avrei dubbi, insomma. Lo sai, vai, ho sentito, io vado spesso per la partita, non ci sono, vado sempre, ho sentito anche dei fischi, loro stavano quinti, sesti, no? Un retroclassaggio sbagliato, i fischi, secondo me se il pubblico di Lanciano lo mettiamo qua a pescare, secondo me ammazzano i giocatori. Sì. Cioè, sono stati capaci, c'è una larga spesso frangia, hanno contestato. Ho tanti amici, però mi viene un po' da ridere, contestare una squadra che sono 4 anni che si sanno con bruscolette e noccioline, insomma. Cioè, questa è la verità adesso, ma l'appetito che mangiando e anche con i bruscolini, insomma. Comunque un dato positivo ci sto, il Pescara sta già a 58, l'anno scorso ha chiuso a 53, quindi stiamo andando bene, l'anno prossimo è playoff, guardiamo una cosa positiva, insomma. No, l'anno scorso, dai, lo facciamo anche quest'anno. Quest'anno, ma li faremo sicuro, ma come no, sono mesi che lo dico. Con lo Spezia probabilmente, ma lo Spezia li facciamo, non si può dire, gli facciamo una testa così. Antonio, vai! Specialmente se sarà lo Spezia. Sì. Allora. Gliela spazi la top 11. Sì, vai. Top 11. Sai bene che io faccio pure l'allenatore, almeno la domenica. Tu lo fai tutto, tu fai tutto. Facci coppia di te, vabbè, lasciamo per tutto. Mi basta una palla sola per giocare, da te due. Allora, la top 11 questa settimana, 4-4-2, il portiere è Brignoli della Ternana. È stata decisiva nella partita di Modena, questo giocatore 91 è della Juve, in prestito alla Juve, quindi insomma ha una carriera già aperta. E poi i 4 difensori, adesso ho messo De Col dello Spezia, non so se Luca tu l'hai visto, io ho visto solo un po' di highlight, è andato bene, voglio dire, contro di voi. Sì, De Col, alle spese partite. Ha fatto una buona partita, ma anche Conti nostro ha giocato bene. Sì. Conti però l'avevo messo l'altra volta. Ah. quindi De Col dello Spezia è un ex del Lanciano. Poi i centrali sono Ligi dell'Entella, lui è arrivato in prestito al Bari a gennaio, insomma sta facendo un buon campionato. Prima era stato a Crotone, ha fatto anche molto bene. Accanto a lui Caldara del Trapani, questo addirittura ci ha 20 anni e dai giovani dell'Atalanta ha segnato, ha fatto pure gol, insomma molto forte, forte. Se ne parla benissimo. È uno dei giocatori più interessanti di quelli, dei tanti che giovani che vengono fuori dalla B. Poi a sinistra Jacoponi, pure lui dell'Entella, l'Entella l'ha preso dal Sud Tirol, un giocatore che viene dal basso e che quindi sta trovando spazio anche in Serie B.
a centrocampo, i quattro di centrocampo, a destra ho messo Carlini del Frosinone, un giocatore penso molto importante per questa squadra, lui è esterno trequartista, comunque viene utilizzato molto bene da Stellone, e tra l'altro un giocatore che è a Frosinone da 10 anni, però ha sempre girato per vari prestiti, e questo ha trovato un posto fisso, anche continuità. Poi accanto in mezzo al campo Kupis del Cittadella, polacco, che ha avuto un'esperienza da giovane nel Wigan. Però lui è esterno, Sì, è esterno, ma io lo so adattare, lo metto in mezzo perché mi piace. Perché l'ha detto che Carlini lo mette in mezzo. L'ho pure detto, Carlini. Lui ha fatto bene da esterno, ma se si lo mette centrale pure che. Poi voglio vedere, c'è un'invasione di campo qui, esatto. Andrò, esatto. Poi due, accanto a lui c'è Verre, poi il modulo, capisci, lo puoi cambiare a volo. Non ha problemi. Il famoso 4-2 fantasia. Esattamente, Verre del Perugia. Scusa, Dodo, ma questo è quello del mese, perché Verre non ha giocato sabato scorso. Non ha giocato. Attento, non state migliore in campo, stai molto attento. Scherzo. Vivaio della Roma l'anno scorso ha contribuito alla promozione in A del Palermo. E poi l'esterno è questo Jakimowski, che nessuno avrebbe mai conosciuto se non avesse fatto gol al Pescara su punizione. Insomma, il ragazzo già da certa età, 90, un macedone. E ho avuto questo momento di gloria che è coinciso con questo clamoroso partita. Sì, ha fatto una buona partita. Però del Pescara messo. Poi i due attaccanti sono Ardemagni del Perugia, ha segnato pure lui nell'anticipo che ha portato il Perugia ancora più su in classifica, e accanto ad Ardemagni Dionisi, che insomma è il giocatore che ha, tra l'altro, ha realizzato la doppietta che ha portato il Frosinone per la prima volta in Serie A. Ovviamente l'allenatore non poteva essere che Stellone, che insomma credo che abbia fatto una grande impresa, visto che questa tra l'altro è la sua seconda promozione consecutiva. Stellone ha iniziato ad allenare nella Berretti della Frosinone, in 3 anni di prima squadra ha conquistato due promozioni, credo che non sia poco. Voglio dire che Giannitti lei da 10 anni che sta a Frosinone. No, Carlini, scusa. No, ha girato in prestito. Carlini era prima della Cremonese, prima del Lecco. Sì, questo 10 anni. E prima ancora della San Benedettese. Sì. Quindi ultima l'ha preso l'anno scorso il Frosinone, è un ottimo calciatore. Per quanto riguarda il Frosinone volevo segnalare anche il direttore sportivo, che ha fatto un grande lavoro, Giannitti, che è stato un mio ex calciatore ad Avellino, ha fatto un lavoro strepitoso, a Frosinone ha fatto due promozioni anche lui, perché io penso che oltre ad allenatori bisogna fare merito ai direttori. Ha vinto anche a San Marino. Si hanno fatto un lavoro. E anche veramente. Abruzzese, che adozione. Ogni riferimento ai presenti è puramente casuale. No, ma Leone ha fatto un grande lavoro, bisogna anche dire loro, non è che sono solo gli allenatori, e ci sono anche i direttori, quelli veri che danno. Però non ha messo nessuno nel Pescara. Non lo so, non ho visto le pagelle. No, ho visto la partita, è diverso. Vogliamo rivedere la classifica? Magari Dino D'Angelo. Dormito meglio. Non penso in casa, ecco, che ti mette. Vediamo che cosa potrebbe configurarsi per l'ultima giornata. Antonio, ricordiamo che Brescia e Varese sono già retrocesse. Che cosa potrebbe accadere ancora? Niente, bisogna vedere le posizioni delle. Intanto l'ottava, che è l'unico posto in lista tra Livorno e Pescara. Il Cittadella può vincere col Perugia e andare ai playoff, il Modena potrebbe procedere direttamente se non vince a Latina. Dipende solo dai piazzamenti, importanti. Bisogna vedere fino a questo momento. Bologna e Vicenza. Lo scontro diretto tra Cittadella e Modena. Cittadella in Modena. Modena va a Latina e Cittadella a casa col Perugia. No, per quanto riguarda la zona playoff. E 47 punti. Sì. Vabbè, noi guardiamo quei 58 però, del Pescara, cioè, diventano 61. Il Pescara riesce ad arrivare a ottavo. Sì, ma non è che ci interessa poi se il Latino va giù. No, vabbè, parlando della classifica. Dino, leggiamo qui il Brescia, c'è un tifoso Mauro che ti chiede perché sei uscito dal Brescia. Perché Corrione ha venduto, io ero legato a lui da 15-16 anni, avevo fatto degli investimenti insieme a lui, ho ripreso i miei soldi e sono uscito. In tempo. Appena in tempo fatto. Però mi dispiace, Mi dispiace perché nonostante la penalizzazione sarebbero retrocessi lo stesso. Allora, vogliamo parlare un attimo di questa situazione? Cioè Caracciolo, Corvia, devo fare noi? No,
A Brescia c'è una grande squadra, e scambiati tre allenatori, la stagione disgraziata, e ecco, sono retrocessi. Cioè, questo lo dico perché non è che è successo un video, sono incavolato nero, per non dire un altro te, della partita fatta da, del Peschiera a Varese, ma non di più, incavolato nero. Però non è una tragedia, no? Bisogna battere il Livorno, punto, non cambiava niente. Bisogna battere il Livorno. Se non si batte il Livorno, non è lo stesso una tragedia, perché le tragedie sono altre, ma certo, ci sarebbe un po' da incavolarsi. Le ultime novità anche dalle squadre che erano in Lega Pro, in particolare il Teramo che era in Lega Pro, e l'Aquila che invece è rimasta in questa categoria, con Enrico Giancali. Sì? Dovremmo avere il collegamento? Pubblicità. Ah, Dino D'Angelo ci ricorda che c'è la pubblicità. A tra poco per parlare di Lega Pro. Di nuovo con voi, una settimana fa si è chiuso il campionato di Lega Pro con la promozione del Teramo e ci sono già interessanti novità per le squadre abruzzesi. Sentiamo in collegamento telefonico Enrico Giancarli. A te Enrico. Buonasera Mila, un saluto a te, agli ospiti studio, naturalmente a tutti i telespettatori della Domenica Sportiva di Rete 8. Il mercato sotto traccia Mila, ma è già iniziato sia per il Teramo che per l'Aquila. Cominciamo naturalmente dal Teramo. Noi abbiamo ascoltato poco fa il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e ci ha sottolineato che la priorità è quella di chiudere per la conferma sulla panchina, a questo punto scontata, di Vincenzo Vivarini, ma senza la conferma ufficiale del mister non verranno fatte operazioni ufficiali. Noi però Mila ti possiamo dire che Marcello Di Giuseppe sta comunque lavorando per rinforzare la squadra. Il primo vero obiettivo, l'abbiamo anticipato proprio noi di Rete 8 sul nostro sito www.rete8.it, è quello di tesserare Lorenzo Del Pinto, il centrocampista dell'Aquila che con molta probabilità domani firmerà la rescissione del contratto che lo legava per un'altra stagione ancora ai colori rosso-blu e sarà libero di accasarsi al Teramo. Sarà questa la prima operazione in entrata per quanto riguarda la formazione biancorossa. Lo stesso Marcello Di Giuseppe ha sottolineato che la volontà è quella di confermare gran parte del gruppo che ha conquistato la storica promozione, ci riferiamo a chi è in scadenza di contratto e quindi a Maddio, a Luca Di Matteo, a Bucchi che comunque potrebbe far parte dell'organico anche in Serie B e poi naturalmente l'oggetto del desiderio, il tandem d'attacco Donnarumma-Lapadula. Perché parliamo congiuntamente di Teramo e L'Aquila? Perché l'operazione Del Pinto, anche se alla fine dovesse arriverà da svincolato, come abbiamo detto, potrebbe aprire un canale preferenziale per il passaggio invece all'Aquila di Mirko Petrella, un giocatore che dovrebbe firmare il prolungamento di contratto con il Teramo, ma il Teramo vuole mandarlo a giocare con continuità e chiaramente, visti i rapporti che si stanno creando, l'Aquila sarebbe piazza gradita e piazza ideale, soprattutto se sulla panchina rosso-blu dovesse sedersi Roberto Cappellacci, prima scelta di Ercole Di Nicola. Cappellacci conosce benissimo Mirko Petrella, si adatta a quelle che sono proprio le idee di calcio del tecnico ex Teramo e Cosenza. Sul fronte l'Aquila, detto della rescissione di Del Pinto e detto della trattativa e dell'interesse per Mirko Petrella, c'è la volontà da parte del responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola di confermare un certo numero di giocatori della rossa della passata stagione, Maccarrone e Zaffagnini, probabilmente si firmerà anche il rinnovo per Pomante per quanto riguarda il reparto arretrato, De Francesco e Perpetuini in mezzo al campo, Ceccarelli in attacco, verrà sicuramente tenuto Claudio De Sousa in rientro dal prestito del Como, mentre verrà valutata la posizione di Virdis, un attaccante che piace molto a Di Nicola, che piace molto a Cappellacci e che quest'anno con Zavettieri non ha trovato un grande spazio. Sono queste un po' le operazioni di mercato per Teramo e per l'Aquila. Ricordiamo Mila in chiusura che il Teramo mercoledì giocherà a Salerno per quanto riguarda la Supercoppa di Lega Pro, un obiettivo a cui il Teramo tiene tanto. Lì nello studio. Grazie Enrico, grazie per averci ricordato anche questo appuntamento. Luca Levena, secondo te Vivarini resterà a Teramo o c'è questo interessamento del Catania che potrebbe tentare il tecnico? Ma io non, questo non lo so, però penso che Vincenzo ha fatto un grande lavoro a Teramo e si merita questa Serie B e penso che non so adesso se lui sta valutando altre soluzioni, però il fatto di magari poter dare continuità al suo lavoro con un gruppo che già conosce, con un gruppo che gli ha dato tanto, magari finirlo di completare e di migliorarlo, secondo me potrebbe essere la cosa migliore. Però non so adesso se c'è veramente un interesse del Catania, però io penso che un altro anno a Teramo a fare la Serie B penso che sia
sia anche giusto e anche questione di riconoscenza, poi penso, non lo so. Per l'avvocato Lucifora, Pasquale, in Abruzzo abbiamo i pivani del Grosso e Colonnello che sono molto molto bravi, perché all'Aquila non ne prendono uno? Ah, io non posso sapere, chiederlo a Ercole Di Nicola, chiederlo a lui. Poi io posso semplicemente dire che anche in Abruzzo le squadre stanno crescendo in un modo enorme, tra squadre in Serie B, Lanciano, Teramo e Pescara. Avvocato. Che la stagione del Pescara deve ancora finire. L'anno prossimo sono in B. È peggio ancora, deve ancora finire. La Serie A del Pescara. A parte l'opzione Serie A del Pescara, tre B sicure, almeno del sicuro. Poi purtroppo Chieti e Giulianova devono crescere, però l'Aquila l'anno prossimo ha un campionato secondo me più abbordabile, perché probabilmente farà il girone meridionale dove grandi squadre l'anno prossimo non ce ne saranno. La Salernitana è stata promossa, il Benevento sembra che vogliono smantellare, tutte queste grandi squadre al sud non credo che ci siano, mentre, ma il Lecce è in fase anche di destare problemi di crisi economica anche là, come a Caserta, Foggia, di buone squadre. Io penso che l'Aquila al sud possa fare molto di più rispetto al centro o al nord, dove ci saranno squadre veramente di grande blasone e quindi sarà molto difficile. L'Aquila probabilmente sarà risucchiata al sud e avrebbe delle grandi opzioni per poter ritornare in Serie B. Alessandro, ti piacerebbe nell'Aquila? Perché no? Sicuramente. Diciamo che questo è sul mercato, è giusto. Ma perché stiamo sponsorizzando Alessandro? Allora, amico di Ercole, e allora a posto. No, volete una cosa a posto su Massimo Pifani che ha citato, che oggi ha vinto la prima gara di playoff a Campobasso 3-0. In campionato il San Nicolò, in campionato ha addirittura perso 5-2 in casa. Il mercoledì gioca a San Benedetto. Complimenti anche a Massimo Epifani. Ed ora ci occupiamo di calcio a 5, c'è stato il derby tra Questapone e Pescara per lo scudetto, quindi due abruzzesi in lotta per lo scudetto. Vediamo con l'aiuto di Donangelo le immagini di questo derby che si è concluso 3-3 e adesso ci sarà il ritorno mercoledì a Pescara. 3-3, Antonio, è stato un derby molto vivace. Ma tu hai detto in lotta veramente, che hanno fatto esatto, il botto. Sì, questo, ecco, volevo un tuo commento su questi episodi, due vicini di casa, episodi veramente spiacevoli e brutti. Tra l'altro, insomma, c'è stato sempre un certo astio già da diverso tempo che corre. Voglio dire, secondo me è una grande fesseria, anche perché mi pare che tra le due società ci sia collaborazione, ci sia rispetto, per cui non capisco tutto quest'astio. E ci sarà la gara di ritorno, dicevamo, mercoledì al Palarigo Piano alle 19, e a questo proposito leggiamo un avviso della società biancazzurra: chi vorrà ritirare i biglietti, sono disponibili 800 ingressi, per i tifosi interessati bisogna recarsi con un documento di identità presso il Palarigo Piano oppure presso la voce dei pescaresi in via Valignani a Pescara nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, perché chi non sarà in possesso del biglietto non sarà ammesso a questa partita. E a proposito di calcio 5, ci sarà una terza squadra in Serie A l'anno prossimo, proprio come nel calcio, tre squadre abruzzesi, tre compagini della nostra regione anche nel calcio a 5. Ieri infatti è stato promosso il Montesilvano dopo una dilagante vittoria sul Pesaro Fano. Roberta Valerio. Tra mille emozioni, tanti brividi e i nostri infiniti complimenti e ringraziamenti, una festa grandissima, molto bella, strameritata di questa società, di questo gruppo, di questa squadra, di questo allenatore e di chi l'ha preceduto. Davvero complimenti a tutti. Presidente Antonio Iervolino, finalmente centrato l'obiettivo, il grande ritorno del Montesilvano in Serie A al posto che merita. Ma sicuramente stasera l'abbiamo dimostrato, perché per questo pubblico eccezionale che ci ha sempre seguito, ed era giusto un palcoscenico che meritano, perché
questo sport è nato a Montesilvano e Montesilvano che rappresentiamo. Presidente, che emozione prova? Un'emozione particolare, oramai è abituato a vincere? Ma ogni vittoria ha un sapore diverso, come l'anno scorso della B e la Coppa Italia, quest'anno è questo campionato di A2 che ci riempie di tanti di orgogli e di tanti sacrifici che abbiamo fatto. Con un gioiello tra le braccia, Dodò, una doppietta per te, cosa significa per te questa promozione? Ah, è una cosa importantissima per noi, perché è una cosa che abbiamo, sono 2 anni che lavoriamo per questo obiettivo, quindi adesso che abbiamo compiuto il nostro obiettivo siamo tutti strafelici. Una vera e propria festa per Bordignone e la sua dolce metà Anna. Andrei, una dedica speciale? Ma dedica speciale alla famiglia, sicuramente la famiglia italiana che mi sostiene ogni giorno, che mi ascolta, diciamo, mi sopporta più che altro. E ringrazio a loro e la mia famiglia del Brasile e la nostra piccolina che è arrivata quest'anno, è un spettacolo. Anna, complimenti, sei riuscita a sopportare tutto questo, la piccola Anna Lua ti ha aiutato molto. Grazie, è stato un anno difficile, però ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo recuperato, ovviamente l'emozione è tanta in questo giorno. Allora Antonio, cosa ti senti di dire in questo momento? Soprattutto chi devi ringraziare? Beh, prima cosa lo spogliatoio. Ho avuto la fortuna di lavorare in uno spogliatoio di ragazzi spettacolari. La società si è impegnata dal primo momento all'ultimo per cercare di tornare in Serie A, quindi è un grosso merito e i ringraziamenti vanno a loro. Immagini memorabili per il Montesilvano che, ricordiamo, nel 2011 aveva vinto la UEFA Futsal Cup. Il servizio è stato curato anche da Sergio Zappalorto e con le riprese di Alberto Capo. Per domani sera grandi ospiti e grandi contenuti a Calcio a 5 Stelle, che andrà in onda alle 21.45 su Rete 8 Sport con Sergio Zappalorto e Roberta Valerio. E il Montesilvano brilla anche nel calcio femminile, bastano poco più di 100 secondi alla squadra della Salvatore, di Francesca Salvatore, per il gap con l'Isolotto, il tempo che occorre a Bellucci per segnare la rete dell'1-0, raddoppiata al 17esimo da Amparo, nella ripresa terzo gol quasi a metà primo secondo tempo da Bruna e Poker, che porta la firma a 2 minuti dalla fine di Isciurraga. 4-0 per il Città di Montesilvano Calcio a 5, che va in semifinale. L'avversario sarà la Lazio, la partita si giocherà a Roma domenica prossima alle 16. Noi abbiamo terminato per quanto riguarda i nostri servizi, abbiamo il tempo di un ultimo giro con i nostri ospiti. Dino Zampacorta, ci proiettiamo in questa partita con il Livorno, che cosa prevedi? Tu credi che Pescara, da quanto appunto dicevi poco fa l'avvocato Nucifora, riuscirà ad agguantare i playoff con Massimo Oddo? Sì. Io credo che vinciamo al Livorno e se ci dovesse uscire lo Spezia vinciamo anche lo Spezia. E mi fermo qui però, Ti fermi qui? Cioè, nel senso che non vado oltre. Non sto dicendo andiamo in Serie A. Domenica, venerdì battiamo il Livorno e se ci esce lo Spezia lo superiamo lo stesso. Poi non lo so. Se ci esce il Bologna? Ci esce il Bologna ancora meglio dello Spezia, secondo me. Io quello volevo sentire. Poi c'è Luca Leone come in che forma è il Bologna. Prima facciamocelo uscire, dopo vediamo. Ma io quando si parlava di playoff, no, per me per fare i playoff e vincerli devi dimostrare di essere bravo, più bravo delle squadre che sono lì, quindi che sono terze e che sono quarte, se no altrimenti è inutile farli, no? Quindi io penso che quando una squadra va ai playoff ci va meritatamente, perché nel percorso del campionato ha battuto determinate squadre, ha la possibilità e la convinzione di poi incontrarle e di poterle vincere i playoff. Se non hai quelle convinzioni
è inutile che le fai, come l'anno scorso, lo stesso Crotone che l'anno scorso ha fatto un buon campionato, è arrivato ai playoff, arrivi ottavo, fai una partita, vai fuori e poi hai problemi l'anno dopo, perché magari l'aspettativa è che tu possa, cioè per andare ai playoff bisogna andarci con una struttura forte per andarci, per poi vincerli, altrimenti è inutile andarci, secondo me. E voi con quale convinzione andrete venerdì a Bologna invece a Bellara? A noi andremo a Bologna per fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, perché io penso, al di là di quello che si dice, no? Io di questa squadra, di questa società, in questi 3 anni la cosa di cui io mi vanto e diciamo che il mio orgoglio è che questi ragazzi in qualsiasi città e stadio sono andati, hanno onorato questa maglia con coraggio, si sono giocate le partite dal primo all'ultimo minuto, senza paura, essendo diciamo la prima volta che questa squadra facesse la Serie B, e questo è una, per me è un punto di forza che è stato di questa squadra e lo sarà finché noi insieme a questa società avremo l'opportunità di stare a Lanciano. Alessandro Del Grosso, dove immagini il tuo futuro dopo questa brillante esperienza a Francavilla? Ma vediamo, adesso come diceva prima Totò della Nardi, siamo sul mercato, poi vediamo. Importante... Ha pure un direttore sportivo, Gianni. Ho grandi... Ma quindi fai anche la gente... Frequento il suo bar a Piazza Cortina. Sicuramente sarà il penso che vi possa essere sentita questa. Grazie, so che sarà troppo buono. Perché siete così conflittuati? Secondo me c'è altro, perché loro... giovani attaccanti tutti e due, sì, ma poi con caratteristiche molto diverse, capito? Cioè noi ricordate, è come Ibrahimovic e Inzaghi, esatto, e lui si ripete. L'avvocato Lucifora, in conclusione, voleva ricordare un allenatore che è scomparso recentemente, che è stato il tuo allenatore, effettivamente. Io ho conosciuto una persona eccezionale, Vincenzo Cosco, innanzitutto una persona veramente unica. Posso dire che nei momenti dei ritiri, quando stavamo assieme, non mi parlava mai di cose banali, mi parlava sempre della sua terra, mi parlava di sua mamma, del suo bar, ma soprattutto di sua moglie e dei suoi figli, cioè i valori, la famiglia, l'appartenenza, oltre ad essere un grande allenatore, secondo me per quello che era la sua carriera non è stata premiata compiutamente, probabilmente nel tempo poteva arrivare anche in categorie superiori. Era una persona eccezionale, strepitosa per serietà, per principi umani e professionali. Peccato perché ci ha lasciati dei bambini eccezionali che ho conosciuto, una moglie addoloratissima, figuratevi poi la mamma. Al funerale ci stavano oltre 3.000-4.000 persone, molte del mondo del calcio, ed è stato onorato veramente con tanto affetto. E ci sembrava giusto ricordare un personaggio così vicino all'avvocato Lucifora. Antonio, quale sarà venerdì la ricetta di Oddo, in poche parole? Ma la ricetta è quella che ho detto prima, quello di tirar fuori il meglio da questa squadra che è finita in ginocchio all'improvviso, quindi io credo che ci sia ancora la possibilità per rimetterla in piedi, dipende molto dalla testa e dalla condizione dei giocatori, insomma è tutto lì, la chiave è tutta quella, la vedremo venerdì, la speranza che la prossima domenica saremo ancora a parlare di playoff, sarebbe una cosa eccezionale. Sì, abbiamo tanto da dire ancora, quindi ci vediamo la prossima settimana, vi salutiamo e ringraziamo Dino Zampacosta, Alessandro Del Grosso, Luca Leone e Antonio, come sempre a te l'ultima parola, una parola al baffo. Ci vediamo domenica. Domenica prossima saremo ancora qui per voi. Un po' banale, però. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao. Arrivederci.